Dopo questo incontro alcuni ragazzi hanno detto si vedeva la differenza di pensiero tra Italia e Francia. Non so se fra Italia e Francia, forse sì, loro hanno una storia anche gloriosa dietro le spalle, se non ci fosse stata la rivoluzione francese, l'illuminismo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi partono più a testa bassa. Chissà se noi italiani, famosi nel mondo per essere più compromissori, non poi abbiamo una posizione diversa, laddove compromesso è sicuramente una cosa disonorevole, ma che in certi casi può salvare il mondo.